Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Jay Smash. Daily run con Kane. Ok. Sì, giusto, non c'è il seed. Dobbiamo andare fino a... Cos'è quella? Mi confondo sempre. Non so mai se è la Polaroid o la Negative. Credo sia la... forse la Negative. Forse stavolta bisogna andare fino a The Lamb. Quindi sarà un episodio abbastanza lungo. Ok. Questo punto mi piace un sacco. Soprattutto quando poi mi ridai una bomba. Proviamo qui per... Vediamo qui che carta c'è. Ace of Diamonds. Va bene. Ok. Non siamo partiti con niente di particolare. Oggi non credo sia una giornata con qualche cosa di particolare neanche. Quindi boh, per il momento siamo messi abbastanza bene. Pur sempre una partita con Kane. Abbiamo già un bel po' di vita. Ci sono le item room, buona sapersi. Anche perché sennò sarebbe stato decisamente molto più difficile vincere una run senza nessuna item room. Vediamo cosa c'è. Continuum senza la possibilità di rirollare, quindi lo prendo più che volentieri. Preferisco la... preferisco il mio oggetto. Tanto ora abbiamo anche Spectral, quindi possiamo appunto superare i muri. Questa è una cosa che ci aiuta moltissimo. E inoltre bisogna ammettere anche che Continuum sia un buon oggetto. Cioè non fantastico, può portare a sinergie fantastiche però. Tanto possiamo entrare qui gratis. 2 la cap. Ok, si vede che siamo Kane. Ok, evitiamo di subire danno contro questi tizi. Provate ad attaccarli al contrario. No, ok, non è una buonissima idea. Ok, poi grazie, sei morto. Ok, questo può essere buono. No, ok, niente, va bene. Death oppure death. Difficile. Scelta difficile. Ace of Diamonds. Trasformiamo entrambe le carte in monete. Così otteniamo un paio di monete in più. Non che ci faccia qualcosa. Facciamo qualcosa, però vabbè, dai. Meglio che niente. Ok, Widow. Questa run sembra che sia partita con il piede giusto. Ok. Aia, maledetto ragno, maledetto Widow, che anche tu sei un ragno, quindi maledetti ragni in generale. Oh, un altro luck up. Wow, siamo alquanto fortunati per aver appena iniziato. Wow, davvero. Ok, siamo a 4 di fortuna, ne è vero? Esatto. Ok, qui non possiamo entrare. Non toglierai mai il mio Spirit Heart dal mio bellissimo personaggio. Oh, wow. Questo sì che è fortunato, però non credo che questo dipenda dalla nostra fortuna. Credo che sia una cosa di spawning. Ok, Bursting Sack. Significa che adesso i ragni non ci dovrebbero più far male, se non sbaglio. Questo era l'effetto, se la memoria non mi inganna. Ok, una bomba sarebbe fantastica per quella Tinted Rock. Ok, muori. E anche tu. Soprattutto tu che sei un po' leggermente più pericoloso. Ok. Ok, spawna in questi portali tutti i mob normali che non possono volare. Così te li posso uccidere tranquillamente. 6. One makes you larger. Non è che mi faccia impazzire, anzi, può essere considerata un malus questa pillola. Hitbox maggiori non è quasi mai buono. E direi di andare subito contro Little Horn. Wow, 3 minuti, anzi 4 minuti, se dobbiamo essere precisi. Però 4 minuti abbiamo quasi completato Basement. Ok. Ok, fantastico. GG. Questo sì che era un bel tiro. Torn foto è fantastico. E qui abbiamo... non è che abbiamo oggetti fantastici. Facciamo che non prenderli. Anche perché siamo... Non siamo a una...
ha un livello di salute così alto. Tanto vediamo se... Ok, con 15 possiamo entrare in uno shop con praticamente la certezza di ottenere qualcosa di buono, o almeno qualcosa. Ok, non è esattamente una cosa buona, però... Beh, oddio, starter deck potrebbe tornarci utile. Dai, prendiamolo. Ci dà... Che carta? The Fool. Ok. In effetti le carte sono più forti, però sicuramente più sicure. Sicuramente più sicure, sembra strano dirle, però è così che si dice. Quindi, attenzione, quindi boh. Bob's Rotted, no, una carta, Justice. Justice onestamente non lo uso immediatamente, ma lo userò poi dopo, in futuro. Cioè, in futuro, ah no, aspettate. Tanto esplodi tu. Grazie per lo Spirit Heart. Ok, qua siamo abbastanza a posto, siamo messi abbastanza a posto, quindi possiamo scendere. Ok, direi di usare adesso Justice, così almeno ho fatto questo, così almeno possiamo avere proprio in caso di emergenza un mezzo cuore. Oppure al massimo tipo potevamo ottenere una Golden Key o una Golden Bomb, che non ci sarebbe servita più altrimenti. Ok. Ok, uno fatto fuori. È vero, abbiamo Spectral. E ora manchi solo tu. Ok, non manchi più, signor, solo tu. Ok. Il bello che anche se misso gli avversari, più o meno alcuni colpi si riescono a recuperare e a colpire poi qualcun altro. Ok, uno fatto fuori e l'altro tra pochissimo. Però tra pochissimo. Ok, grazie mille. Item room Virgo, giusto? Sì. Io non ho ancora capito esattamente l'effetto di Virgo, ma dovrebbe tipo darmi l'effetto di... cioè darmi uno scudo ogni tanto, una cosa del genere. Me lo dovrei andare a cercare, perché seriamente non ricordo esattamente il suo effetto. Ma intanto ricordiamoci che siamo Kane, e Kane parte con il paperclip, e significa chest gratis. Un po' un peccato allora andare... stopwatch, accidenti, avessi soldi. Questo cos'è? Questo è un mark card, è alquanto inutile, dato che non abbiamo uno space bar item. Sarebbe piaciuto ottenere tipo un joker o un qualcosa del genere, ma a quanto pare non siamo così tanto fortunati, nonostante il 4 di fortuna. Ok. Oh, abbiamo ottenuto altri soldi. Forse non avrei dovuto prendere così tanto distinto. Così tanto distinto quella carta. Però in effetti potrebbe forse tornarci anche utile. Per il momento questo mark card è davvero inutile. Ok. Piano piano ce la facciamo. Aia. Ecco, ok. Sì, questo è l'effetto di Virgo. Darci uno scudo. Confermato. Ok. Levati per favore. Devo distruggere quel portale. Grazie mille. Qua mi puzza di secret room. Nope. Ok. Oh. Attenzione. Non voglio di certo perdere praticamente il patto con il diavolo. Vorrei... oh, con gli angeli. Ok. Ok, qua c'è il boss. Potremmo annientarlo con High Priestess. Quasi. Ok, fatto fuori. Sì, fatto con gli angeli. Con Lazarus Rags. Forse vale anche la pena uccidersi. Tanto vediamo qua. Yes. Consumabili a volontà. Chariot. Bomba. Un altro paio di monete, per favore. Fantastico. Sei
You are my love. Ok. Combattiamo l'angelo. Incrementiamo il nostro, la nostra chance simpatico agli angeli. Suona strano dirlo, però è così. Quindi. Ok. Sì, non mi sembra. Cioè, stiamo anche combattendo l'angelo più debole dei due. Anche se. Anche se ci sta dando un po' di fatica. Non è che siamo così tanto. Abbiamo un DPS così tanto buono. Anche se 4.2 non direi che sia schifoso, ovviamente. Non lo direi proprio. Oh. Ok. Prendiamoci questo. Prendiamoci la chiave. Andiamoci a prendere stopwatch. Sì, è una partita davvero, davvero fantastica. Ok, qua ci deve essere la top secret. Con niente di interessante. Qui invece, cosa c'è? Oh, va bene. Possiamo fare così. Uccider. Sono stupido, ma tipo stupidissimo. Vabbè, non ci uccidiamo subito. Ok. Chariot, The Fool. Allora, The Fool onestamente è quello che mi interessa di meno, perché ho visto che c'era un The Stars che potrebbe sostituirlo alla grande. Poi c'è un Justice che lo usiamo immediatamente. Ok, a quanto pare non è ancora il momento di ucciderci, perché sono un gran pirla. Ok, Stars e Chariot. Chariot me lo vorrei tenere. Se riesco a uccidermi. Beh, oddio però. Se voglio continuare con i patti con gli angeli, non posso uccidermi con un patto con il diavolo. Sembra un po' un controsenso. Ok. Allora, qua molto probabilmente è la secret room. Esatto. Con una golden poop. Ok. Non abbiamo sicuramente più problemi di soldi. Però non avremo problemi di soldi per un po'. Non un bel po', ma un po'. Ci sta tutto. Ok. Datemi stopwatch. Yeah. E onestamente mi ucciderei. Se. Spero di non aver spento tutti i fuochi, perché vorrei uccidermi. Ditemi che c'è un fuoco, un qualcosa di acceso che mi permette la morte. Ci sarebbero questi, però un fuoco tipo. Non c'è, eh. Ah, fan. Ok. Ah, oh mio dio, c'è anche lo scudo. Vediamo, forse qui. No. Qui. Avanti, dai. Un Suicide King, per favore. Sarà forse una delle uniche volte in cui io chioderò un. Vabbè, se sapete cosa vi dico, scendiamo pure. E va come andrà. Andrà come. Va come andrà, GG. Andrà come andrà. Ok. It's not time to die. E direi di. Ok, non posso. Direi di entrare. Ok, non posso. Non volevo usare The Chariot, volevo usare l'altro. Esplosivo, non mi piace. Sinceramente, non mi fa. Non mi piace proprio come oggetto. Quindi non lo prendo. High Priestess. Ok, spero di ottenere un altro patto con gli angeli, così possiamo ritornare con i patti con il diavolo. La chiave non serve praticamente a niente. Serve solo per aumentare la chance di un patto con gli angeli. E intanto guardate un po' che cosa c'è qua. Ora che ci penso, questo è quanto figo. Ditemi che c'è. Sì. No. No, non prendere. E la prende. Non ti devi attivare subito però, grazie. Devo uccidermi. Sai com'è. Ok, usciamo, rientriamo. Ok, ora resuscitiamo. Oh, che figo. Oh, ed è il nuovo Lazarus. Questo non me l'aspettavo, onestamente. Vediamo. Spirit Heart. No, sono soldi per un luck up. Abbiamo un sacco di vita, però. Cioè, un sacco di fortuna. Di vita un po' meno.
Vediamo se è per caso qui lo shop. Sarebbe fantastico trovarlo immediatamente ed evitare di morire. Siamo sempre sfortunatamente a 4.20 di danno. Quindi a quanto pare Revived Lazarus non ci dà un damage boost. Cioè ci dà un moltiplicatore però è uguale a quello di Kane. A quanto pare. Ok, questo... Interessante ma non troppo. Interessante ma non troppo. Allora, attenzione. Qua mi puzza di Top Secret Room. Quindi vediamo se riusciamo a fare una provata. Ok, tipo adesso. Yeah. Yeah. Questo lo vogliamo? No, onestamente no, non lo voglio. Questo invece sì, perché yes. Un po' più di soldi, perché non ne avevamo abbastanza di soldi. Ok, qua c'è uno shop, speriamo non grid. Non so se possa, ci possa già essere grid, spero di no. Però non c'è neanche una... Allora facciamo così. Anche se... rip. Ok, c'è Blankard più... Allora intanto partiamo con lo Spirit Heart. Poi questa carta, Ace of Hearts. Alquanto orribile. Boh... Sono un coglione proprio grosso perché io anche stavolta ho missato. Sono un genio, wow, GG. Vabbè, comunque faremo Blank Card più Dice Shard. Ok, Humbling Bundle, GG. Vediamo se riusciamo ad ottenere Compass, ok. E un altro Spirit Heart. Abbiamo ottenuto un sacco di Dice Shard. Strano. Vabbè, prendiamolo. Non è fantastico, però abbiamo anche un altro oggetto da rirollare. E per il momento ci siamo. Siamo anche abbastanza messi abbastanza bene. Sono alquanto felice con il proseguimento di questa run, se devo essere sincero. Una batteria. Me la terrò per dopo, decisamente. Ok, speriamo, incrociamo le dita per una patto con gli angeli. Tanto anemic costante, anemic perenne è davvero una cosa, proprio un tuffo al cuore, possiamo dire. Un tuffo di quelli buoni, non di quelli brutti. Non di quelli che tipo attacco di cuore e poi muori, triste. No, ma che faccio? Che faccio? Posso già andare qua? Perché due cariche me le faccio. Una per il boss e una nella stanza. Speriamo che sia una stanza con mob. Vabbè, più o meno non è esattamente una stanza con mob, però il concetto è lo stesso. Ok. Chest. Bouncy coso, non mi interessa. Rag mega. Fastidioso. Con la sua maledetta invincibilità. E con le sue... palle invincibili, detta così. Non... sono invincibili. E quindi pensavo che fosse andata via. Ok. Tutte le sue palle se ne... Ok, ho capito, è buffo. Haha, lol. Basta adesso. Ok, sono un po' in mezzo al cazzo. Ok, morto. Oh mio Dio, devo farlo, mi dispiace. Mi dispi, vabbè. Cosa c'è anche qui dentro? Justice. Hierophant. Va bene, lo faccio. Vai. Non è nemmeno stata una... No, vabbè, dai, non è più di tanto un problema. Dice Shard. Ok, c'è Shade. Non mi interessa. E... batteria. Ok, ora abbiamo un bel damage boost. Direi ormai rip al okay, Book of Secrets. Onestamente non è che mi interessi più di tanto. Non mi ha neanche rivelato quello che volevo. Vediamo se per caso riusciamo anche ad ottenere una carica, un'altra carica, una carica aggiuntiva. Sarebbe gigioso. No, però abbiamo ottenuto un sacco di soldi, quindi possiamo forse comprarci un'altra cosa.
stanza fatta. In teoria, sì. Oh, Super Envy, che fastidio. Vabbè, almeno siamo forti. Questo è sicuramente un bonus. Aia. Vabbè. Mi sa che se andiamo avanti di questo passo non è che faremo con molta probabilità la boss rush, anzi è quasi sicuro che non la faremo. Però vabbè, non è un problema. Ok. Poker chip, onestamente non vorrei rischiare. Comunque servirebbe davvero un po' più di damage, vabbè, ci siamo capiti. Vieni qui, fight me. You are too slow. You are too slow. And now you are dead. Vedi che è tra poco. Sì, anche se molti non lo apprezzano, ma uno, io lo apprezzo, e due, siamo a due passi per Bob. E onestamente la trasformazione in Bob sembra così rara, ma alla fine della fiera non è così. Ok, Dice Shard, corse dai, sti cazzi, nope. Ok, abbiamo perso la boss rush, rip. Vediamo una batteria. Una batteria. Yes, una batteria. Grazie mille, gioco. Oggetto figo. Ok, volo. Transcendence. Ok. Quindi. Oh, sei ancora qui? Va bene. Allora, prendo. Ok, Dice Shard. Tranquilli, so quello che faccio. Torno indietro e mi prendo l'altro. Ma aspettate. Non è che ho fatto una minchiata, perché avevo rirollato. Non è che mi sono perso Dice Shard come un pirla. Mi sono perso Dice Shard come un pirla. Opsis. Vabbè. Rip. Suppongo rip. Che pirla. Ho fatto veramente una minchiata. Ah, fanculo. Vabbè, almeno abbiamo ottenuto un altro damage up. Guardiamo il lato positivo, direi. E poi avete visto quanti Dice Shard che abbiamo ottenuto nello shop. Non credo che sia così difficile da trovarne uno. Almeno spero, almeno credo, almeno suppongo di forse. Oh, sì, sei ancora tu. Non più. Una chest normale non ne vale ovviamente la pena. Ok. Ora, almeno Hush voglio farlo. Perché questa qui è una run fantastica. Almeno, questo... Ah, non ho... Piango. Vabbè, vieni con me. Little Gish. Oh, usiamolo. Ok, full vita. We are full vita. Noi siamo tutti insieme in full vita. Onestamente, cioè, molti non lo vogliono nemmeno vedere praticamente in faccia davanti a loro, Bob's Brain. Ma non è così cattivo, dai. Comunque, notare la nostra fortuna è una cosa alquanto assurda. Ok, Dice. Oh, altra fortuna. Siamo a 7 di fortuna. Ora un eutanasia sarebbe fantastico. Tipo un GGVP. Ok. Piazziamo una bomba. Non mi interessa. Un'altra bomba. Forse questa. Ace of Diamonds. Boh, usalo una volta. Teniamo un paio di soldi extra. Poi avanti, dammi Dice Shard. Fai il bravo pampino. Non mi hai dato. Però mi hai dato il Broken Modem e Tarot Clot. Vabbè, prendiamoci Broken Modem e Tarot Clot. Che ci dà? Petro, Beccano. Ah, dammit. Tanto qua c'è un cellulare che suona. Però vabbè, dettagli. Spero che non si senta.
Tanto ci facciamo una bella armata di buoni soggetti. Ok, Boomfly lo prendo volentieri. Un Eternal Art pure. E tutti questi consumabili anche. Ok, mezzo cuore, che generosità da parte del gioco. Bloody Penny non mi interessa. Mettiamo il boss che è mostro secondo. Champion rosso. Mi hai fregato, lo ammetto. Non vantartene perché tra poco muori. Ok, Polidactyli è alquanto inutile, ci dà solamente una carta in più. Scendiamo. Abbiamo... facciamo 6 minuti per fare altri 3 piani. Con però il compass, quindi dovrebbe aiutarci un po'. Vabbè, questo è anche ottimo perché ci permette di andare immediatamente qui sotto. Intanto il Broken Modem ci dà un po' una mano. Vorrei anche combattere il mini boss, se è possibile. Che è doppio Gluttony. Ok, uno fatto fuori. E l'altro non rimarrà in vita per molto. Ok, grazie per l'HP up. E ora scendiamo. Sarebbe fantastico trovare un... ah, intanto uno non è la strada giusta. Questa è una cosa che onestamente non mi aspettavo. Allora, Chaos, sei arrivato un po' in ritardo, però ti prendo lo stesso. Anche perché, ok, no, Ace of Spades. No, devo prendere Side Bombs. Devo prendere in qualche modo Side Bombs. Allora, The Belt. Va bene. Mi mancano 2 centesimi per Side Bombs. Cioè, ma ci rendiamo conto? Vabbè, facciamo che non prenderlo. Ok, abbiamo capito dove stiamo andando a finire. Ok, chiavi non mi interessano. Doppia per però una stanza mediocre probabilmente. Però vabbè, tanto abbiamo le chiavi. Ok, solo un paio di soldi. Beh, in effetti i soldi servirebbero per Side Bombs, però diciamo che ora sono un po' di fretta. Ecco. Oh, sei tu in vita. Ok, The Tower non lo voglio. Teniamoci Hierophant. Fantastico. Combattiamo la madre. Non dovrebbe durare molto. That was lucky. Ok. Invece sta durando più del previsto, onestamente. Ahia. Più del previsto. Ok. Ah no, ok, dobbiamo andare nella parte migliore. Ovvero, ok, intanto prendi questo. Non vedo perché no, scendiamo. Ok. Allora, qua c'è un mini boss che onestamente non vedo l'ora di combattere, nonostante abbiamo solo 4 minuti. Doppia Golden Key, una cosa alquanto esagerata, però ovviamente io non mi lamento. Mi hai dato Justice. Ok, wow. Tarot Cloth. Tarot Cloth for real. Qua cosa abbiamo? Oh, devo farlo, vero? Sì. Delcat. Ok. Bellissimo frame dove ti sei fermato. Ok. Aia. Vabbè, rallentato. Non è più di tanto problema. Ora però devi morire. Insieme anche al tuo amico Chubb. Insieme anche al tuo altro amico che credo Fistula. Suppongo Fistula. Ok. Sei morto. Manca Fistula, mi sa. Sì. Ok. Chest normale, senza niente. Ho paura che neanche Ash sarebbe in grado di farlo, quindi direi di iniziare a saltare i livelli finché possiamo. Vabbè, ho subito danno, che peccato. Sono davvero dispiaciuto. Ho piazzato male la bomba. Vai. Vai. Vai.
Combattiamo questa stanza perché è obbligatoria. Vai. Contro Daddy Longlegs. Aia, maledetto. Muori, grazie. Niente, ok, un oggetto di Guppy. Non mi lamento ovviamente dell'oggetto di Guppy. Siamo a 2/3 di questa trasformazione. Ok, maledizione, ci sono troppi mini boss in questa partita. Decisamente troppi. Ok, proviamo a farlo. Abbiamo più o meno 2 minuti per farlo. E Ride. Ok, potrebbe aiutarci nella trasformazione in Bookworm. Oppure darci Iera. Anche questo mi piace. Oh mio dio, Blank Card Iera. Cioè, è una breaking run. Non è vero? Dimmi di sì. Ops. Vai. Questo è easy. Mezzo Spirit Heart. Mezza bomba. Combatto. Oh, davvero. Davvero mi fai questo proprio alla fine? Oh, vai. It lives. Ok. Stiamo attenti, eh. Non so come potrebbe mai essere combattere Hush con Broken Modem. Onestamente un po' di paura ce l'ho nel combatterlo in questo modo. Sono anche un po' di bombe. Ovviamente se riesco a piazzarle. Ok. Sì, potrebbe anche laggare il laser. Non lo so onestamente, non mi sembra. Forse è anche meglio così. Ok. Fatto con il diavolo. Con niente di che, sfortunatamente. Però vabbè, Momsky lo prendo volentieri. E andiamo a fare Hush. Quindi se abbiamo Blankard e abbiamo Iera, significa che Breaking Run è una cosa fattibile. Ok. Mamsai Shadow a quanto pare. E qui va bene, Fast Bombs. Qui invece abbiamo Fanny Pack. Abbiamo Huge Growth. Oh, Huge Growth è fantastico. Huge Growth e Hierophant mi sembra una bella combinazione. Prendi Fanny Pack. Fai che prendere una batteria e usare Iera qui. Abbiamo fatto bene. Abbiamo davvero fatto bene. Ok, consumabili non mancano a quanto pare. E lì abbiamo anche un bel po' di oggetti. Non sono fantastici. Vabbè, sì, Contract from Below è fantastico, se devo essere sincero. Siamo già a velocità massima, però vabbè. Oh, una pillola, what? Aspetta. Ah, sei diventata una carta. Temperance, davvero. Ok, quindi cosa abbiamo? Against Humanity, Hierophant. Hierophant e non Iera. Dov'è Huge Growth? Huge Growth, ok. Huge Growth contro Hush. Diventiamo molto più grandi e abbiamo un danno molto buono. 15 di danno mi sembra alquanto decente. Che ne dite? Ok, ok. Onestamente sta tankando il più del previsto, onestamente. Comunque RIP, trasformazione di Guppy, mancava solo un oggetto. Non è ancora detta l'ultima, però. Ok, il lag mi sa che potrebbe darci un po' fastidio. Guardate tutte le lacrime che rimangono ferme. No, non mi piace per niente. Ok, devo un attimo rivalutare Broken Modem. Aia, difatti, devo rivalutare Broken Modem. Fight me, mate. Intanto sto anche charmando un po' di mob, tanto per.
Ok, l'ho un po' sottovalutato, Hush. Noi abbiamo un danno alquanto fantastico, però ci vorrà un po' di tempo, immagino, per riuscire a sconfiggerlo. E dobbiamo anche pensare che non siamo in una situazione molto buona con Broken Modem. E contro i boss grandi, che non è fantastico. Poi inoltre le lacrime che spariscono a metà non mi piace proprio. Ok. Ok, anche avvelenato, ci sta un sacco. È quasi a metà vita. Perché ho fatto questo? Scusa, mi potete anche rispondere se volete. No, attenzione. Ok, attacchi di qua, io mi sposto di qua. Tanto le tue lacrime sono troppo lente e non riescono a raggiungermi. Ok. Inoltre il nostro range è una cosa di fantastica. Ok, non fare questa stupidaggine. Questa è un'altra stupidaggine. Ok, questi qui uccisi subito. Ah, non l'avevo vista, accidenti. Sì, devo proprio rivalutare questo oggetto. È buono, però... insomma, un po' rischioso, soprattutto contro i Bullet Hell come Hush. Guardate ad esempio adesso, cioè come dovrei scappare da questa situazione. Esatto, risposta esatta, non posso. Prova a eliminare un po' di lacrime in giro. Poi si scappa e continua a fare questo. Non aiuta, di certo. Ok, allora. Oh mio Dio. È davvero orribile. Broken Modem contro i boss non è una cosa... I boss, soprattutto i boss finali, che sono davvero Boomfly. Mi è davvero fatto questo. Vabbè, 4 cuori con da Hierophant. Dovevo farlo, non c'era altrimenti. Non posso morire in una partita del genere. Ho una breaking run sotto braccio. E di certo questo non può succedere questo. Ok. Ok, attenzione. E abbiamo subito un po' di... un po' troppi danni, ecco. Vabbè, no, comunque ce la dovremmo fare. Sì, ce la facciamo. Problema risolto. CC. Non abbiamo fatto ovviamente la... l'altra roba. Tanto perché non avevo paperclip? Vabbè, non è che mi sarebbe servito più di tanto. Ok, questo qui. Magari controllare qua se c'è una Tinted Rock. Una cosa che dovevo fare prima, che non ho fatto però. Qui. Mi sembra niente. Già, niente. Quasi prendevo questo oggetto orribile. Ok, saliamo. Quindi, non abbiamo fatto boss rush, però abbiamo fatto Hush. Adesso siamo qui. Abbiamo anche un card Against Humanity, se ci interessa. Potremmo farmare un po' di soldi, anche se, onestamente... Ok, il nostro danno, cos'è? 8.4 e a malapena uccide i fantasmi. Una cosa alquanto imbarazzante. Sei? Oh, eccoti qua. M-
Ho fatto forse anche una stupidaggine nel usare così Hierophant, però era una situazione un po' critica, quindi avevo poca salute. Ah, sono un pirla. Ok. Ma perché sto andando di qua, scusate. So qual è la direzione giusta. Sto andando da tutt'altra parte, qua. Almeno spero. Ma è sicuro. È sicuro che sia di qua. Da Boomfly, mi sto pentendo di averti preso. Davvero, non sto scherzando. Ok. Almeno Bob's Brain è un po' più... cioè, riesce ad accorgerti di più di quando si sta arrivando, mentre Boomfly non tanto. Ok, morto. Direi di partire. Vai. Possiamo farci colpire solo 3 volte. Con anche però dei periodi brevi di invincibilità. Ok, però lagga. Ok, sì. E fa cagare. Cioè, però so che è un buon oggetto. So che l'oggetto è buono di per sé. Tanto rallentato è molto più easy. Grazie al cielo, almeno questo. Anche se lag è almeno più facile. Vorrete tanto passare. Ok, grazie al cielo. Saliamo qui. Molto rischioso, non fatelo a casa. Ok. Sì, ce la stiamo. Stiamo tornando di nuovo in riga. Grazie, meno male che abbiamo preso stopwatch. Meno male. Perché questo oggetto ci ha parato un bel po' il culo. Per usare proprio un francesismo. Ok. Ucciso. Ucciduto. Ok. Andiamo e proseguiamo. Accidenti. Ok. Iera. Andiamo. Speriamo di trovare il prima possibile una batteria da ierare. Spero che droppino batterie, perché sennò io sarei alquanto arrabbiato. Batteria il primo possibile. Oh mio Dio, mi ero preso un colpo, non vedevo il nemico. That was kinda spoopy. Sì, ok, Carrion Queen. Tutti i tipi, tutti i personaggi tipo Chubb, Carrion Queen sono deboli, davvero deboli con Broken Modem. Perché ogni parte del corpo vale come... come dire... ogni parte del loro corpo vale come entità a sé. Ok. Attenzione. Doppia chest. Apriamole, dai. Ok. Bat Bombs e Hive Mind. Oh mio Dio. Questi qui non li vedo da un sacco. Vediamo cosa fanno, che non mi ricordo più. Dai, avanti. Fate vedere il vostro... oh, cosa? Mi lanciano dei colpi Ipecac Homing. Sono davvero rari. Non li ho mai visti, onestamente. Cioè, forse li avrò visti una volta in tutta la mia vita. Però non è a sufficienza. Beh, almeno in video, almeno uno l'ho trovato. Ok. Ieriamo.
Ma se puoi ieriare, puoi anche oggiare? Non era divertente. Lo so che non era divertente, però lo faccio apposta, ragazzi. Non avete capito? Io vi odio. No, scherzo. Voi siete dei grandi. Siete grandi solamente nell'aver aperto uno dei miei video. E siete ancora più grandi nell'esservi iscritti e nel continuare a fare ciò. E io sono stupido. Batteria. No, dai, davvero. Book of Revelations. Yes. Dammi almeno un cuoricino. Yeah. I'm so happy. Ma vaffan. Seriously. Nigga. Ok, vediamo se per caso qua. No, non è qua, va bene. Oh, doppio cage. This is no good. Oh, bravo, attaccalo. Attaccalo. Attacca lui. Attaccare lui. Attenzione. Affanculo, stronzo di merda. Devi morire tra atroci sofferenze. Na na na. E nessuno che mi dà uno spirit heart. Devo aprire un po' di chest. Devo aprire un po' di chest. Non può. Non. Abbiamo 9 lives. Abbiamo 9 lives. Abbiamo 9 lives. Ok. Quindi. Non è un gran problema. Okay, ovviamente morire non fa mai bene alla salute. Me l'hanno sempre detto. Però, se per caso morissi, abbiamo 9 lives. Che. Per il momento ci salva. Ok. Ok, GG. Un attimo l'angoscia mi è venuta. E intanto belle tutte queste batterie che mi arrivano a go go. Vabbè, abbiamo un sacco di oggetti, cioè di chest, però avanti gioco. Non fare il lezzo. Dammi una batteria, ti chiedo. Mi basta una batteria. Non scherzo, una. Non ne chiedo altre. Una. Come on. Come on, mate. Ok, Littlehorn forse è il più pericoloso fra tutti. Perché, dato che abbiamo il cap di velocità, scappare dall'altro buon uomo. Oh, volevi? Cosa volevi fare? Volevi colpirmi? E invece no. Ah, bel tiro. Bella bombata. Ok. Io voglio rompere il gioco per bene. Sia chiaro. Batteria. Batteria, mi droppi 30.000 bombe. Io chiedo una batteria. Avanti. Batteria. Batterimi. Qui una batteria. Mi va bene lo stesso. Non mi dai una batteria. Sei uno stronzo. Cercherò anche per le secret room. Io non demordo. Sono morto. Ok, non è un problema. Potrei andare avanti un po' così. Se devo essere sincero. Tanto. Ok, l'importante è non incontrare una stanza lezza. Come questa. No, ok, non era molto lezza. E forse è che è normale adesso. No, non è forse che è normale. È sempre lo stesso. Tu sei un lezzo, mi spawni un sacco di roba inutile. Ok, li apriamo. One up, Satanic Biblè. Oh, Bookworm, GG. E credo. No, ci servono altri oggetti. Se vogliamo la trasformazione in Fangai. Anche se. Fangai credo che sia la trasformazione più inutile nel gioco. Perché che cosa ci dà in effetti? Ci dà solamente un HP up. Mentre la trasformazione in adulto, che è quella lì delle tre pillole puberty, almeno quella lì ci dà. Ok, ultima chance per la batteria, mi raccomando. Batteria. Sì! Ok, GG.
infinite batterie. Questo sì che è buono. Ok. Boh, tanto droppiamo queste cose. Ah no, è vero, mi serve. Anche perché è vero, grazie a Paperclip possiamo aprire tutte le Golden Chest gratis, quindi... Ok, il tragitto è un po' lungo, c'è da dire questo. E oh, sono un genio. Arrivo senza... la carica. Mamma mia. Oggi è stata una giornata, vedete? È stata una giornata alquanto... alquanto pesante. Sono un po' stanco, sono un po' stracchino, come disse il formaggio. Qua secondo me c'è la secret room. No. Qua allora. No. Dove minchia sei? Vabbè, non mi interessa più di tanto. Un altro Iera. Dai, andiamo avanti così. Cioè, continuiamo ora. Cioè, iniziamo. Ok, Little Horn. Euthanasia. Goathead è inutile. Mark. Leviathan, ok. Ceremonial Robes. Brother Booby. Dark Matter. Siamo Gappi. Tre trasformazioni, già. Poi The Nail, ok. Di nuovo Curse of the Tower. Gappi's Hairball. Usciamo, rientriamo. Un altro Godhead. Ok, va bene, ne prendo uno così. Speriamo che non ne arrivino altri. Ok, Yes Mother addirittura. Un altro, ok, prendo anche Dark Princess Crown. Dark Prince Crown. Oh, yes. Ok, un altro Godhead. Goathead. Little Delirium. Ok, scendiamo, usciamo, rientriamo. Ok, mi sa che ci facciamo anche conjoined. Sì. GG. Ok. Un altro, va bene. Va bene prenderne uno, perché sennò il gioco non è contento. Dice, ehi, devi prenderne almeno uno. Ok, vabbè, questo qui va bene. Davvero, dai. Basta darmi gli stessi oggetti. Una piccola rasciata. Ok, stiamo già breakfastando, davvero. Mi sembra un po' prematuro per breakfastare. Tanto anche Cricket's Head da quanto tempo. Wow, è un pattern alquanto bello. Tipo tipo alla Touhou. Io non ho mai giocato a Touhou. E forse non ci giocherò neanche, perché non è il mio genere. Tammy's Head, ok. Mamma miega. Siamo Bob. Yes. Potere a Bob. Odio ottenere tutti questi doppioni. Stupidi doppioni. Guarda, due Mamma Mega, ma stiamo scherzando. Un altro Fate. Ma quanto triggeroso. Oh, grazie al cielo abbiamo lasciato una cesta aperta. Meno male che me ne sono soprattutto accorto di averne lasciata una. Userei. Allora, c'è qualcosa che può essere dannoso a noi? No. Non mi sembra. Non vedo Plan C. Boom. Siamo esplosi. Siamo per caso esplosi? Ah sì, è vero. Giusto. Ok. Quindi ora ci teniamo The Void, che è strapieno di robe buone. E continuiamo la nostra avventura. Isaac, quanto sei bello. È proprio un bellissimo gioco. Dai, ammettetelo. Cioè, ha un... Tanto distruggiamo anche questi, che potevano infliggerci del danno.
Ma esplodo così a caso? C'era un kamikaze per caso? Ah, ma sono ricomparsi. Ah, che lezzi. Vediamo se riesco ad ottenere un oggetto tipo Godhead, Godhead o Sacred Heart. Questo forse è il mio obiettivo, anche se ha già breakfastato. In effetti ho saputo di un bug che è comparso con l'aggiunta dei nuovi oggetti, che in pratica la cosa è che hanno tipo un po' incasinato le item pool, e quindi ora breakfastare arriva subito praticamente. Un po' brutto, però vabbè, insomma. Ok. Vai. Facciamolo un altro di due giri e poi apriamo tutte le ceste. Comunque bisogna ammettere che mi diverto con questo gioco e sono felice di divertirmi, perché questo gioco ancora nasconde molte altre cose, secondo me. Combinazioni imprevedibili o tutte o altre cose. È per questo che mi fa impazzire questo gioco. Intanto, oh, batterie già qua. Okay, teniamoci questo. Quindi in teoria potrei già... Ah, ok, mi sa che stiamo breakfastando. Ok, ultimo. E poi corri. Quanti breakfast, scusa? Come mai tutti questi... Cioè, come mai? L'avevo appena detto. Qua è solo breakfast. È una cosa assurda. C'è solo breakfast. Solo e unicamente breakfast. È triste. Da vedere questo è triste. Però, un attimo. Saranno anche solo breakfast. Però sapete che cosa abbiamo noi? Abbiamo The Void. Quindi tutti questi qui diventeranno dei boost. Ok. Quindi... vai. Oh mio Dio, che cosa è successo? Cosa ho fatto? Non l'ho fatto apposta. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Che cosa è successo? Assurdo. Devo ammetterlo, assurdo. Oh mio Dio. Avviso subito quelli che soffrono di epilessia che questo non è un bel momento per vedere il video. Non sto scherzando. Ok, opening. Oh mio Dio, non capisco più niente. Oh mio Dio, che cosa sta succedendo? Dove sono? La mia testa. Ah, non posso. Cioè, se faccio void diventa un problema. Ok, mi hai spinto fuori. Oh mio Dio. Oh no. Questo è alquanto assurdo. Fammi entrare. Vai. Abbiamo 106 di fortuna. E vorrei combattere Delirium. Ok, usciamo. Vorrei combattere onestamente Delirium. Sarà divertente. Mamma mia. Quanto... Abbiamo 21 di shot speed. No dai, dimmi che c'è il... No, non c'è il portale, dannazione. Vabbè, è stato divertente finché è durata. Ci mettiamo 437esima. L'importante è aver rotto il gioco. E vabbè ragazzi, vediamo intanto un attimo come ci siamo messi. Se non avrà rotto il gioco come ho fatto io. Blink. Wink wink. Vabbè ragazzi, per questo video direi che è tutto. Vi chiedo di lasciare un mi piace, commentate, iscrivetevi al mio canale se l'avete ancora fatto, iscrivetevi a tutti gli altri canali correlati, condividete il video se vi è piaciuto, e quindi noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto salato e ciao!